Pronti via, il Pescara sfoggia la manita. 5 gol, tripletta di uno scatenato Pettinari, la prima in carriera, ma il passivo subito dal Foggia è senza dubbio eccessivo. 40 minuti di buon calcio, tante occasioni sino al 2-0, realizzato all'undicesimo della ripresa. Qui però la luce si spegne, i rossoneri staccano troppo presto la spina e l'11 di Zeman ne approfitta. Partita dunque ricca di emozioni, complessivamente 31 tiri, il meglio sportivamente a fine match. Conferenza congiunta di allievo e maestro. Lui. No, complimenti a lui che ha fatto fare 5 gol. Io purtroppo porto a casa un sacco pieno, quindi dà veramente fastidio, anche se abbiamo fatto una buona prestazione. Ora hanno tirato più volte in porta, noi no, che poi non l'hanno presa o l'ha presa degli arcieri. C'è differenza anche in questo. Poi dal secondo gol, quello che mi dà fastidio, ripeto, è l'atteggiamento. Non bisogna mai abbassare la testa, bisogna continuare a lavorare, anche perché c'era, mi sembra, più di 25 minuti a disposizione, quindi c'erano tutte le possibilità per ribaltare o per rimettere in sesto la partita. Noi dobbiamo migliorare tanto, specialmente in fase difensiva. Fase difensiva dove siamo passivi, aspettiamo che ci vengano addosso e di solito l'avversario non ci viene addosso ma trova spazi liberi. Quante storie, quanti intrecci in Pescara Foggia. Zeman che insieme con Pavone sfida uno straordinario passato e poi l'ex Stroppa, soprattutto l'indimenticato Franco Mancini allo sfortunatissimo primo portiere di Zemanlandia. Un doveroso, sentito e commovente omaggio prepartita. Le scelte, il boemo da fiducia all'11 che ha sbancato Brescia in Team Cup. L'unica ma sostanziale novità tra i pali, Pigliacelli e nonna Fiorillo. Di contro Stroppa conferma per 10 undicesimi la squadra che ha stradominato in Lega Pro. L'unica variante è Francesco Fedato nella tridente d'attacco completato da Chiricò e Mazzeo. Subito una grande giocata di Capone. Invito in mezzo, Pettinari è trattenuto da Empereur, Del Sole buca clamorosamente ad un passo dalla porta pugliese. Sesto minuto, Proietti sceglie il tempo giusto per il pressing. Scippa il pallone a Martinelli, entra in area, assist per Pettinari, 1-0 Pescara. Esplode l'Adriatico, Giovanni Cornacchia. Ci sarebbero in realtà tante altre azioni da gol da commentare, non ne abbiamo la possibilità, naturalmente non per colpa nostra. Ecco quello che possiamo proporvi. 31esimo, duplice shot per il Foggia, percussione di Fedato, invito in mezzo, provvidenziale Mazzotta che chiude la diagonale subito dopo, cross di Chiricò, ancora Fedato, questa volta di testa, Pigliacelli respinge, Mazzeo, tapin, fuori bersaglio. Biancazzurri in evidente difficoltà, in pieno recupero, a giro, Chiricò, col mancino, sfera di un niente al lato. Secondo tempo, fuori Capone e Koulibaly, dentro Benali e Palazzi, ma lo spartito almeno inizialmente non muta. Quinto minuto, numero dell'ex lanciano, davvero imprendibile Chiricò. Controllo orientato a deludere Mazzotta, grande risposta di Mirko Pigliacelli. La sfida tra i due continua, al nono gran sinistro frustrato dal portiere biancazzurro. Nel momento migliore del Foggia è il raddoppio del Pescara, undicesimo. Dai e vai Del Sole Crescenzi che sfonda sulla destra, vince il contrasto con Empereur. Dentro per il tocco delizioso e vincente di Pettinari, 2-0, doppietta per il classe 92. Il Foggia accusa e si spegne. Il Tris, figlio di una splendida azione da Mazzotta, Brugman che di prima libera Benali, gran diagonale, palo, rete. Tecnicamente tutto perfetto. Match virtualmente chiuso. Chiricò rimane strepitoso, non si arrende, ma Pigliacelli le prende tutte. Alla mezz'ora Mancuso per Del Sole, pochi secondi e subito in gol. L'ex San Benedettese si presenta come meglio non avrebbe potuto. Si gira in area e centra l'incrocio, rete da attaccante vero. 4-0, al 35esimo il capolavoro assoluto. In calcio la firma di Stefano Pettinari, tunnel ai danni di Empereur, altro dribbling e gioiello da posizione impossibile. Tripletta personale, la prima in carriera per l'attaccante preferito a Ganz. Infine Pigliacelli dice ancora no a Chiricò, ma deve arrendersi al minuto 43 al tiro velenoso di Gerbo. Nei numeri, 5 gol è già un Pescara da urlo.